Mensilità arretrate, riduzione al 60% degli stipendi ed è protesta per i 120 lavoratori del consorzio di bonifica di Gela e Caltanissetta in sit-in dinanzi la prefettura per difendere i propri diritti. Uno stato d'agitazione nato all'indomani della riforma giorni addietro annunciata dall'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici durante il convegno regionale di Coldiretti Sicilia e che consiste in un taglio dei consorzi di bonifica che entro la fine dell'anno da 11 passeranno a 2 e saranno direttamente gestiti dagli agricoltori. La nostra situazione attuale è praticamente allucinante. Da 20 anni ci ritroviamo ancora ad essere precari all'interno del consorzio di bonifica 5 di Gela. E non abbiamo nessuna prospettiva né di futuro. La parte economica poi non ne parliamo. Ci utilizzano per tutti quanti i lavori assegnati alle opere pubbliche del consorzio, ma sempre sottopagati, con un sussidio misero. E ad oggi qui siamo riuniti davanti a questa prefettura per manifestare tutta quanta la nostra protesta. Un tavolo di concertazione con i dirigenti dei consorzi agricoli di Caltanissetta e Gela è ciò che è stato in seguito deciso al termine di una riunione con il capo di gabinetto del prefetto Elisa Borbone. La situazione attuale oggi dei consorziati di Caltanissetta è una situazione che si sta sempre peggiorando da giorno in giorno. Questo è dovuto al fatto che la regione Sicilia non eroga più il contributo consortile così come era previsto dalle norme precedenti. Questo sta comportando anche per i lavoratori dei consorzi di bonifica una continua umiliazione perché da mesi che non percepiscono stipendi, non riesce il consorzio di bonifica più ad avere le somme necessarie per la gestione del consorzio. Consorzio di Caltanissetta che ha una condotta di 330 km in tutto il comprensorio e c'è un'estensione di 33.000 ettari di terreno. Noi rischiamo, abbiamo sopportato e continuiamo a sopportare questa grave carenza. Siamo arrivati a 8 mesi di mancata retribuzione lo scorso anno, quest'anno siamo arrivati a 5 mesi. Voi capite benissimo che in questa fase avremmo grosse difficoltà se la Regione non ci dà una mano d'aiuto, se l'assessore o qualcuno dei politici non si muove a venirci incontro affinché possiamo iniziare a fare un servizio di irrigazione. Come fa il CISL richiediamo che vengano ripristinate le regole del vivere civile e il rispetto delle leggi, perché è impensabile che gli imprenditori agricoli che fruiscono di un servizio si sentano autorizzati di non pagare il servizio reso. Inoltre alla politica chiediamo che venga fatta una seria programmazione per quanto riguarda l'organizzazione dei consorzi di bonifica, perché senza nessuna programmazione, senza nessun indirizzo politico e programmatico non è possibile avviare nessuna attività e quindi gli enti si trovano nella difficoltà di erogare servizi indispensabili all'unico settore che è quello agricolo che riesce ancora a produrre un prodotto interno lordo in consegno positivo.